Ok, allora riprendiamo un attimino, ricapitolando quello di cui stiamo parlando con questo modello, quello che vogliamo fare. Quindi, partenza la teoria dell'impatto sociale, la Tané cerca di calcolare qual è la pressione che un individuo riceve da un gruppo che la pensa in maniera diversa. E si diceva che questa pressione è funzione della forza con cui ogni singolo appartenente a questo gruppo mi tira verso di lui, del numero di queste persone e della distanza tra me e queste persone. Abbiamo detto che alla fine quello che viene fuori è questa formula qua. Poi abbiamo visto che la teoria di Latané è una teoria statica, ovviamente non perché Latané non si rendesse conto che ci fosse anche la necessità di un dinamismo nella teoria, ma semplicemente perché non era quello il suo obiettivo. Il modello di Novak, che Novak fa insieme alla Tané, invece ha bisogno, siccome vogliono costruire un modello di simulazione, il modello deve diventare dinamico, quindi anche la teoria dell'impatto sociale deve essere in qualche modo aggiustata affinché si possa introdurre si possa introdurre il dinamismo. Quindi abbiamo detto come alcuni studi hanno tracciato delle linee guida per capire come cambiamo opinione e abbiamo visto che nel momento in cui i soggetti non sono fortemente coinvolti in una issue, in una questione, no? La teoria dell'impatto sociale si può applicare. La teoria dell'impatto sociale si può applicare e per introdurre il dinamismo, Novak e Latané hanno diviso la forza in una forza persuasiva e in una forza supportiva che ogni individuo ha. Quindi ogni individuo ha la capacità di persuadere gli altri, una capacità che viene distribuita a caso tra gli individui, quindi può essere bassa o alta, bassa è 0, alta è 100, e una forza di supportare. Okay, quindi supportare le persone della stessa opinione. Anche questa forza è una forza che varia tra 0, nessuna capacità di supportare, e 100, massima capacità di supportare. Riguardo ai legami tra queste due forze, Novak non fa nessun assunto, quindi le lascia indipendenti. Allo stesso tempo, le quattro cose di cui abbiamo bisogno per modellare, cioè questi saranno i quattro attributi dei nostri agenti, saranno l'attitudine, quindi come la pensano, naturalmente il modello è teorico e quindi astratto e quindi non è importante, poteva essere Pippo e Paperino, rosso o blu, è 0 o 1. Okay? L'importante è che questa variabile ci faccia discriminare due gruppi di persone, quelli che pensano 1 e quelli che pensano 0, quelli che pensano Pippo e quelli che pensano Pluto. La persuasività l'abbiamo già detta, la supportività l'abbiamo già detta, la cosa che abbiamo aggiunto a questo punto è che se una persona riceve un impatto tale per cui cambia la propria attitudine, quindi se era 1 diventa 0, se era Pippo diventa Pluto, questi due attributi gli vengono riassegnati in maniera casuale. Perché appunto si può pensare sia che una persona che cambia idea sia un convertito, desideroso di convertire altre persone, ma si può anche pensare che chi ha cambiato idea possa venir percepito come una persona che cambia casacca. Quindi anche qui nessun assunto viene fatto, semplicemente ridistribuiamo casualmente i due attributi. L'immediatezza, cioè in termini di rete sarebbe quanto sono distanti, ok? Quanto sono distanti, quella viene calcolata, siccome siamo su una matrice, viene calcolata come distanza euclidea tra due patch, fondamentalmente, nel linguaggio di NetLog. Ok, allora andiamo a vedere, perché noi abbiamo detto, no, che questa era la formulazione a cui è arrivato Latané. Possiamo andare alla slide successiva? Ora, questa parte qui, di questa equazione, siccome abbiamo detto che T
è stato stimato empiricamente essere 0,5, quella parte lì dell'equazione è n elevato a 0,5. Naturalmente vedete ci sono due cose, c'è la pressione persuasiva, quindi il gruppo che io, con cui sono in contatto, che mi tira verso la sua opinione, che quindi è diversa dalla mia, e una pressione supportiva invece del mio gruppo che mi tiene nella mia attitudine. Quindi, come vedete, cambiano, no, soltanto dei pedici nelle equazioni, ma sostanzialmente sono la stessa cosa. N elevato a 0,5 è nt. L'unica cosa che viene specificata, altrimenti non sapremmo come fare, è S, cioè la forza. Quindi abbiamo un impatto persuasivo e un impatto supportivo. L'impatto persuasivo è questa roba qua. Questa roba qua si legge come, ci sono dei termini con cui non siete familiari in questa cosa? No. È una sommatoria. Una sommatoria non è altro che il valore tuo più il valore suo più il valore suo più il valore suo. La sommatoria di cosa? Diciamo che voi la pensate diversamente da me e loro la pensano come me, ok? Quindi io ricevo un impatto da voi persuasivo e un impatto da loro supportivo. Allora, se io devo calcolare il vostro impatto persuasivo, io dico: quanto mi persuadi te, P1, in quel momento sei te, come se io dicessi ESC, tarto il 0, ESC, tarto l'1, tarto il 2, tarto il 3. Quindi quanto mi persuadi te diviso il quadrato della distanza. In questo modo, diviso il quadrato della distanza non è altro che un modo per dire tanto più siamo lontani, tanto meno io mi faccio persuadere da te. Quindi io faccio la sommatoria di questa cosa, quanto mi persuadi te diviso il quadrato della distanza, più quanto mi persuadi te diviso il quadrato della distanza, quanto mi persuadi te diviso il quadrato della distanza, quanto mi persuadi te diviso il quadrato della distanza, sommo questa cosa e la divido per quanti siete. N0, quindi la media di quanto mi persuadete voi. Poi faccio esattamente la stessa cosa con questo gruppo che invece mi supporta, quindi invece di calcolare quanto mi persuadono loro, io guardo quanto mi supportano loro, quindi quando mi supportano diviso la distanza, più quanto mi supporta diviso la distanza, più quanto mi supporta diviso la distanza, meccanismo l'avete capito, diviso quanti sono loro, NS, cioè i supportivi. Quindi se io penso 0, tutti loro pensano 0, voi pensate 1. Ok? In questo modo io ho calcolato la pressione che tende a persuadermi, a farmi diventare 1 se penso 0, e la pressione invece che tende a tenermi 0, come la penso già io. Ok. Next one, please. Allora, naturalmente per ora cosa abbiamo fatto? Abbiamo calcolato due numeri. Diciamo che l'impatto persuasivo è 3 e l'impatto supportivo è 5. Ok. La regola per cambiare opinione. La regola per cambiare opinione che propongono loro è semplicemente che se chi mi persuade, no? Mi persuade con più forza rispetto a chi mi supporta, io cambio idea. Molto semplice. Mi persuadete 5 e loro mi supportano 3, vengo con voi. Mi persuadete 3 e loro mi supportano 5, resto con loro. Allora, naturalmente questo è un giochino, insomma, no? Potremmo fare, per dire, un if else, no? If else, vincete voi, io divento zero. If else, vincono loro. Però com'è che faccio a dire, a controllare chi sono io? Cioè, sono zero o sono uno? No? Dovrei dire se sono 0 allora divento 1, se invece sono 1 allora divento 0.
siccome abbiamo usato 1 e 0, no? È molto semplice, possiamo semplicemente fare 1 meno la mia attitudine. Ritorna al discorso. 1 meno la mia attitudine, siccome la mia attitudine può essere o 0, 1, 1 meno 0, 1. Giusto? 1 meno 1, 0. Ok, quindi inverto la mia attitudine. Se io ero 0, 1 meno 0, ta, sono diventato 1. Se invece sono 1, 1 meno 1, 0, ta, sono diventato 0. Questo ve lo dico qui perché così poi dopo voi sapete già come fare. Poi, la frequenza. Che cos'è la frequenza? Naturalmente quando inizializziamo, no, col setup la simulazione, mettiamo i nostri agenti nel mondo, meglio Novak mette i suoi agenti nel mondo, nella sua matrice, e naturalmente li sparpaglia random, perché non vogliamo creare nessun tipo di bias iniziale, no? Li mettiamo random, però abbiamo bisogno di un parametro che ci fa dire quanti sono quelli che pensano 0 e quanti sono quelli che pensano 1. Ok? Quindi questo parametro ci servirà a costruire delle distribuzioni, no? Dove potrebbero essere tipo metà 0, metà 1, ma potrei anche volere che l'80% della popolazione pensi 1 e solo il 20 0, quindi dovremmo avere uno slider che ci aiuta a calcolare la frequenza con cui vengono distribuite le attitudini. Poi, ad ogni tick, quindi ad ogni passo del modello, nel modello di Novak, ogni agente osserva il proprio vicinato e decide cosa fare. Fa i calcoli che abbiamo visto prima e poi vede se è il caso di cambiare opinione oppure di rimanere a pensare quello che pensava. Il mondo è una matrice quadrata, 40x40, quindi hanno 1600 agenti e qui la fanno un pochino più difficile di quella a cui siamo abituati noi. Ogni agente vede solo gli agenti a distanza minore o uguale di 10. Quindi non ci sono i vicinati che abbiamo visto noi, quelli facili ce li dobbiamo costruire. Ok? Quindi dobbiamo pescare gli agenti che sono a una distanza euclidea sulla matrice minore o uguale a 10. Ok. Allora, vi faccio vedere che cosa succede nel loro modello. Grazie. Vedete come nel loro caso, no? C'è chi pensa stecchetto e chi pensa trattino. Ok? Questa è una distribuzione iniziale con il 70% che pensano stecchetto e il 30% che pensa trattino. Come quando va avanti la simulazione, che cosa succede? Succede che il simulatore si ferma in uno stato di equilibrio dove il 90% pensa stecchino e il 10% pensa trattino. E un altro, quindi siamo arrivati a una condizione di equilibrio dove c'è polarizzazione. E questa polarizzazione è messa in un modo particolare, perché quelli che pensano trattino sono raggruppati. Ma nella simulazione non c'è assolutamente nessuna indicazione degli agenti, per gli agenti di spostarsi. Ok? Andiamo alla prossima. Allora, quindi all'inizio ci sono cambiamenti molto frequenti e poi tendono ad uno stato di equilibrio. La maggioranza prende un sacco di membri, partendo dall'80% in questo caso, e la minoranza ovviamente ne perde molti e si formano appunto questi cluster coerenti di opinioni. Quindi chi la pensa nello stesso modo più o meno sono vicini. Ok? La distribuzione, come abbiamo detto prima, delle opinioni, no? È tale per cui se noi distribuiamo in maniera uguale chi pensa in un modo e chi pensa in un altro, questo allunga il tempo di esecuzione della simulazione. E non si può prevedere
se vince uno, se vince l'altro, se li distribuiamo a metà. Ok? Abbiamo situazioni in cui vince uno, poi vince un altro, poi vince uno, poi vince un altro. Quando li distribuiamo, che tipo partiamo come setup iniziale, 50-0, 50-1, no? Cioè più, naturalmente ci mette più tempo a convergere. Ok, però converge. In particolare i loro risultati ci dicono che se partiamo con una minoranza del 10%, questa minoranza si riduce a meno dell'1%, questi sono tutti dati che noi dobbiamo riprodurre nel modello. Con una minoranza del 20% si va intorno all'1%, quindi una minoranza del 20% viene quasi annientata, ma rimane. Con il 30% si finisce oscillando tra il 20% e il 16%. Ok. Torna su un secondo solo. Quindi, che cosa ci dimostra questo modello? Ci dimostra come è possibile applicare una teoria, la teoria dell'impatto sociale di Latané, a dei gruppi dinamici. E in questo modo possiamo produrre due fenomeni emergenti, un'incompleta polarizzazione all'equilibrio e dei gruppi clusterizzati che hanno opinioni omogenee. Allora, riguardo alla polarizzazione, noi sappiamo che anche qui stiamo simulando una teoria, non abbiamo dati empirici, quindi è come dire, un esperimento mentale, un proof of concept, che però ci dà dei risultati che possiamo ritrovare, no? Ad esempio nei dibattiti della vita reale, okay? Senza nessuna pretesa di dire che questo è il meccanismo che li spiega, eh? Però noi la polarizzazione la osserviamo ed è una cosa, insomma, abbastanza pervasiva, quindi possiamo in un certo senso concludere che la polarizzazione può essere il prodotto o del meccanismo di Schelling, ad esempio, che i turtles, gli agenti, si muovono verso situazioni lontane da quella in cui si trovavano, perché in quella in cui si trovavano non stavano bene, ok? Quindi c'è una ricerca di un'altra posizione. Oppure la polarizzazione può avvenire banalmente perché ci muoviamo verso persone più simili a noi. Ok? Quindi andando tutti verso i più simili, no, ovviamente si creano dei cluster. Ok? Oppure l'influenza sociale può essere, questo tipo di meccanismo di influenza sociale può essere una spiegazione della polarizzazione. Ecco, una cosa interessante, no, è che questo modello fa emergere polarizzazione senza includere, come invece spesso succede nei modelli di opinion dynamics, senza la necessità di includere una tendenza per gli agenti ad estremizzare le proprie posizioni. Cioè, qui nessuno sta tentando di estremizzare le proprie posizioni, ciononostante osserviamo che una variazione in persuasiveness e supportiveness è sufficiente, e insieme alla grandezza dei gruppi, i blocchi fondamentali della teoria di Latané, ci possono garantire la formazione di un contesto polarizzato. Ok, adesso, come dice la prossima slide, proviamoci noi. Questo è quello che deve venire fuori. Uno slider, dei bottoni, dei monitor, un plot. Nell'interfaccia non ci sono segreti, li sappiamo tutti. Allora, apriamo pure un file di NetLogo, un file nuovo. Noi già sappiamo che dobbiamo fare una cosa. Noi dobbiamo fare in modo che nel nostro mondo ci siano 1600 turtles. Ok? Quindi andiamo a editare il mondo, diciamogli che il centro è nel corner bottom left e
E a questo punto basta mettere, qui ve lo dico io per far prima, 39, 39. Vedete? Ok? 40 per 40. Questi li cancelliamo perché Novak faceva esperimenti con un box, non con un toroide, e noi abbiamo già sistemato il nostro mondo. Diamogli pure ok. Scusami? Esatto. Questo lo puoi ridurre. Se viene troppo grosso, potete ridurre la grandezza delle patch size, tipo a 13 dovrebbe bastare. Ok? Allora, guarda, su questo portatile c'ho 13 e lo visualizzo bene, il mio schermo è 15 pollici, quindi penso che potrebbe andare bene anche per te. Ok, 10. La patch size non ci cambia nulla. Sì. L'importante è che per comodità vostra vi stia tutto nella schermata in modo tale da vedere i risultati a colpo d'occhio. Ok? Va bene. Allora, che cosa dobbiamo fare come prima questione? Noi sappiamo che questo modello aggiunge delle variabili, parlando nei nostri termini di etnologo, aggiunge delle variabili alle turtles, no? Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è aggiungere delle variabili alle turtles. Ok. Chiamiamole tutti nello stesso modo in modo tale da facilitare poi la correzione del codice da un modello all'altro. Allora, vi ricordate, erano quattro. Attitude, me le scrivo qua. Attitude, supportiveness e persuasiveness. E basta. Allora, immediacy. Persuasiveness e supportiveness. Andiamo sull'interfaccia. Immediatezza la vediamo dopo. Ottima osservazione, ma la vediamo dopo perché quella la possiamo fortunatamente calcolare al volo. Yes. Allora, possiamo anche scrivere supporto e persuasione, se volete. All'ordine in cui mettete le variabili qua dentro non cambia il risultato nel modello, quindi possiamo tranquillamente metterle nell'ordine che più ci piace. Allora, noi sappiamo già che abbiamo bisogno di uno slider, abbiamo bisogno di uno slider che ci dica quanti zeri e quanti uni dobbiamo mettere nelle nostre turtles, che percentuale vogliamo. Quindi questo la possiamo chiamare
come la vogliamo chiamare? Proponiamo un nome tutti insieme. Percentuale. Perfetto. Voto questa soluzione. Quindi lo slider si chiamerà percentuale io lo chiamerei così, perché sennò non sappiamo quale delle due attitudini. Chiamiamolo percent attitude 0. I valori, questa sarà 0, 100, incremento 1, esattamente come questo. Ok? Ok, perfetto. Allora, questo facciamo il nostro super classico setup. Ormai è un CA reset TX. End. Perfetto. Andiamo sotto CA e ora dobbiamo fare ad esempio possiamo dire scusa? Ah, ok. Allora, noi vi faccio vedere un altro modo rispetto a quello di prima di fare la stessa cosa. Poi dipende dal, capito, dallo stile, no? Di programmazione che volete adottare. Questo è molto, è un pochino più lungo come codice, ma fa esattamente la stessa cosa ed è forse più chiaro, meno da programmatore, ma più chiaro. Allora, prima di tutto, noi sappiamo che quello slider ci dice tipo 50. Questo 50 vuol dire che vogliamo il 50% delle turtles di quel colore lì, di quell'attitudine lì. Quindi calcoliamolo questo 50. Calcoliamolo questo 50. Noi sappiamo che ci sono 1600 patches e quindi dobbiamo trovare il 50% di 1600. Quindi facciamo una variabile locale che conservi questo valore. Let tipo percent red, percent 0, questo è 0. E dobbiamo calcolare ora una percentuale sulle patches, quindi è il numero delle patches per 50 diviso 100. Scusate, per attitude, nome dello slider, diviso 100. Ritorna? Questa è una percentuale. Quindi count patches conta il numero delle patches, questo funziona qualsiasi sia la grandezza del mondo che voi date, diviso, scusami, per 50 diviso 100. Diviso 100. Questo qua dice ok, io mi pesco il 50% delle turtles, perché noi abbiamo detto, Giuseppe, ti hai ragione, perché io purtroppo ho usato, non, ti ho detto non il nome dello slider, ma ho detto il valore dello slider. Quindi invece di 50 è percent trattino attitude trattino 0, il nome dello slider. Vabbè, ok, lo copio. Da lì non credo che te lo faccia copiare. Devi solo mettere percent trattino attitude trattino 0. Trattino alto, eh? Ok.
0. Let, quindi percent trattino 0 diventa un numero. Abbiamo detto il 50% delle patches, quindi sono 1600, quindi varrà 800. Adesso noi sappiamo quante patch chiamare, ok? Quindi possiamo dire sotto, come facciamo a dire prima di reset X? Come facciamo a chiedere a un certo numero di patches di fare qualcosa? Ask, non ci piove, però ask patches chiede a tutti. Invece dobbiamo chiedere soltanto a percent zero, per questo valore qua, questo numero qua di patches. Quindi dobbiamo fare un ask n of percent trattino 0 patches. Questo cosa fa? Chiedo a, nel nostro caso, 800 patches prese a caso, e che cosa, scusa, cancella quello e metti parentesi aperte e chiuse. Facciamo un ask, quindi ask ha un blocco di comando da far eseguire a quel sottoinsieme di patches. Che cosa gli dobbiamo chiedere a queste patches? Ognuna di loro deve sputar fuori una turtle, la parola chiave è sprout, una turtle, quindi sprout 1, parentesi aperte e chiuse, perché sprout dentro, esatto, aperta e chiusa parentesi, perfetto, set, ora stiamo parlando con una tartola appena creata, quindi possiamo dirgli set attitude 0. Ok. Fin qua ci siamo? Una tarta. Ok, quindi io mi trovo questo numero qua, Quanti patches voglio che facciano questa azione? Nel nostro caso, siccome lo slider vale 50, vuol dire la metà delle patches. La metà delle patches sono 800. Quindi io chiedo a n of 800 patches, prese a caso, di che cosa chiedo? Chiedo di sprout 1, di buttare fuori una turtle. E cosa chiedo a questa turtle che è appena stata buttata fuori? Di settare la sua attitudine a 0, perché io sto creando la percentuale di patches che pensano 0. Ok. Adesso, prima di reset, siamo arrivati tutti a questo punto. Se ora date check, non dà errore. Quindi chi ha errore? Ok. Ma il codice va bene. Perfetto. Tutto ok? Con la S finale. Sì. E ti funziona. Sì. Yes. Perfetto.
Allora, fin qua abbiamo tutto sotto controllo, no? Selezionato un sottogruppo di patches, gli abbiamo detto fai questa cosa. Bene, adesso dobbiamo dire alle patches che non hanno fatto nulla finora, di conseguenza quelle che penseranno 1, no? Di fare la stessa cosa ma di settare l'attitudine a 1. Quindi dobbiamo chiedere alle patches che non hanno nessuna turtle sopra. Dobbiamo chiedere alle patches che non hanno nessuna turtle sopra, abbiamo ask patches, quando si filtra with, ask patches with, parentesi ovviamente, ricordate che potevamo dire sì, Amy. Any with any, ovviamente, ma siccome stiamo parlando alle patches, no? Dobbiamo dire any turtles here, cioè, chiedo alle patches che any turtles here. Perfetto, perfetto ma quasi, perfetto ma quasi, perché any vuol dire, è come se qualcuno bussasse alla porta e dicesse c'è qualcuno? Turtles here. C'è qualcuno qui su questa patch? E vi riporta quelle che ci sono. Quindi se noi chiediamo alle patches che c'hanno qualcuno qua sopra, noi riabbiamo un'altra volta tutte quelle che abbiamo già, le patches che abbiamo già trattato. Quindi noi abbiamo bisogno delle patches vuote, quelle che non any turtles here, not any turtles here. Ok? Scrivere solo any turtles here ci avrebbe ridato le patches che hanno buttato fuori una turtle, quelle praticamente che alla risposta c'è nessuno? Sì, sì, ce l'ho, eccolo qua. Ma loro le abbiamo già trattate, noi abbiamo bisogno di quelle vuote, quelle che mi dicono no, non c'ho nessuno, quindi not any turtles here. Esatto, a questo punto dobbiamo dire a queste patches vuote esattamente la stessa cosa che abbiamo detto alle prime. Sprout 1, set attitude 1 questa volta. E chiudiamo la parentesi. Reset tx. Proviamo ad andare in interfaccia un attimo a fare un bottone di setup. Prova a cliccarlo e vedere cosa succede. Ok, come vedete sono state create 1600 turtle, una sopra ogni patch. Adesso non si capisce nulla, no? Chi pensa 0, chi pensa 1? Boh. Qual è l'errore? Manca l'ultima parentesi da chiudere. Il blocco praticamente di ask patches. Poi c'è Sprout che ha il suo blocco da chiudere. Quello l'avevi chiuso con l'altro. Adesso con il bottone di setup, se lo premete, ottenete
i vostri 1600 turtles, di cui non è dato sapere chi pensa 0, chi pensa 1, ma quello che siamo sicuri è che la metà pensa 0 e l'altra metà pensa 1. Ora però, noi sappiamo che abbiamo anche altre variabili da inizializzare. Noi sappiamo che abbiamo persuasiveness e supportiveness da inizializzare, però sappiamo anche un'altra cosa dal modello, dall'articolo. Nell'articolo, no, gli autori ci hanno detto: guarda, io supportiveness e persuasiveness li inizializzo all'inizio, però se qualcuno cambia idea li rinizializzo un'altra volta. Allora, siccome noi siamo dei programmatori bravi, no, cosa facciamo? Mica stiamo a scrivere tutte le volte come il codice per dire set supportiveness, cosa sarà? No? Un numero casuale fra 0 e 100. Tutte le volte che c'è bisogno di farlo. No, facciamo una procedura e poi quando c'è bisogno chiamiamo la procedura. Quindi nel setup c'è bisogno di chiamare la procedura che fa sta roba. Quando qualcuno cambierà idea ci sarà bisogno di chiamare la procedura che fa questa roba e noi la chiameremo. Quindi facciamo la procedura prima di tutto. Andiamo a capo, fuori da and, diciamo to initialize, chiamiamola initialize, vai. End. Questa cosa farà banalmente un'assegnazione di un valore ad una variabile delle turtles, eh? Quindi questa procedura la chiamano le turtles e cosa farà? Questa cosa l'abbiamo vista tante volte, no? Tipo, se io devo dire che A vale 4, dico come prima set A 4. In questo caso devo dire set supportiveness, una delle due, insomma, intanto bisogna farlo per tutte e due, quindi la prima che vi capita. Set persuasiveness, cosa ci dicono gli autori? Persuasiveness è un valore random tra 0 e 100. Ora loro non specificano che se è un valore intero o un valore con la virgola in realtà. Noi facciamo prendiamoci una licenza e assegniamo il valore. Come si fa ad assegnare il valore? Come si fa a segnare il valore? Deve essere un valore casuale. Random 100, eh? Abbiamo detto vale fra 0 e 100, noi diciamo che è random 100. Random 100. Ok. Poi dobbiamo fare la stessa cosa per... No, no, fermo, fermo. Dobbiamo inizializzare anche supportiveness. Come va a dire? Set supportiveness. Ok, random 100. Allora, quando si scrive codice e si vede una cosa come questa, come questa qui, di solito non ci piace molto. Perché? Perché stiamo replicando la stessa linea di codice. Allora, andiamo a capo, fuori da questa procedura. Noi sappiamo che le procedure eseguono dei comandi, ma sappiamo anche che possiamo fare delle procedure che riportano un valore, no? Quindi basta semplicemente scrivere una procedura to report.
Ok? To-report. Scusami, to-report, come la vogliamo chiamare? Assegna il nome della procedura sopra, to-report, spazio, assegna valore, trattino valore. La procedura toReport è una procedura che inizia con toReport, finisce con end e dentro ha un comando che si chiama report, come l'abbiamo vista questa il primo giorno. Ora la usiamo in un contesto dove serve. Report random 100. Ok, e ora dove la mettiamo questa procedura qua? Assegna valore. Dove lo mettiamo? Lo mettiamo come? Dimmi. Questa cosa qui fa questa cosa qui. Allora noi invece di scrivere tante volte questo codice, lo scriviamo una volta sola e poi diciamo set persuasiveness assegna valore. Set supportiveness assegna valore. Supponiamo che vogliamo cambiare il modello, che vogliamo dire che questi valori cambiano in maniera diversa, non è più random 100, ma è random float 100, è random 30, è qualcos'altro, è un altro calcolo addirittura. Se non facciamo così, dobbiamo andare a cambiare il codice tutte le volte che l'abbiamo detto. Se invece facciamo così, noi cambiamo il codice qui e tutto il modello a cascata verrà aggiornato col nuovo codice. La programmazione funziona in questo modo. Altrimenti viene fuori un codice che poi non è più gestibile. Ok, quindi noi adesso se bellin bellini, tutte le volte che facciamo set persuasiveness, pa, assegna valore. Ci pensa lui. Ora, siccome il toReport ci piace un sacco, noi sappiamo che Initialize sarebbe molto bellino se ci desse anche il colore, no, delle turtles, così noi capiamo subito chi è blu, chi è rosso, chi è 0, chi è 1. No? Allora, dentro Initialize, dopo set supportiveness, noi cosa facciamo? Dobbiamo cambiare la variabile colore della turtle e quindi possiamo dire set color e a questo punto facciamo un'altra procedura di report. Come la vogliamo chiamare la procedura di report? Io, se me la fate dire a me, io, lo sapete, ho la fantasia, quindi la chiamo, cioè assegna colore, io la chiamo così, cioè se volete nomi più carini. Allora, assegna colore. E poi a questo punto dobbiamo fare una cosa che ormai la sappiamo alla grande. Esattamente come nell'altro modello, no? Cioè, sei in un modo, fai un'istruzione, sei in quell'altro, fai un'altra istruzione. Quindi a gran voce useremo if else. Esatto. Allora, noi com'è che li discriminiamo questi agenti? Se pensano 0 o se pensano 1, quindi sulla base di attitude. Quindi, if else, diciamo attitude uguale 0. Attitude uguale 0, e poi dobbiamo mettere due blocchi di parentesi. Se è vero la prima istruzione, se è falso la seconda istruzione. Allora, se è vero li facciamo rossi? Se è falso li facciamo blu. Attenzione però, siamo dentro una procedura di report. Una procedura di report deve finire con report. Ok? Quindi qui non possiamo dire set color, lo dobbiamo dire là.
il set color si aspetta che a segna colore gli dia direttamente il valore da metterci. Quindi dobbiamo dire report red e sotto invece che colore vi piace? Blu? Green. A Giulio gli piace il green. Ok, allora, quindi dobbiamo mettere chiaramente ora set color si aspetta che noi gli diamo un valore, quindi dobbiamo dire set color assegna colore. Quindi set color, a seconda del valore che gli riporta la procedura, dirà rosso o dirà blu. Ce lo metti giù? Assegna colore a color. Eccolo là. Proviamo adesso a fare il setup. Non funziona. Perché? Proviamo a pensarci. La risposta è qualcosa del tipo nel modello di diffusione che avevamo visto, no? Quelli che tutti diventavano rossi. Cioè che erano tutti blu tranne uno rosso e poi piano piano, piano. Ricordate che all'inizio, ridimmelo, non ho sentito. Perché non comunicano? Aggiusterei la risposta dicendo perché siamo noi che non stiamo comunicando con NetLogo. Cioè, nel senso, la nostra procedura è corretta, io vi garantisco che è corretta, però chi la sta chiamando? Non la sta chiamando nessuno. Non l'abbiamo, l'abbiamo descritta, l'abbiamo scritta tutta, ma ancora non l'abbiamo chiamata. Ok? Allora cosa facciamo per chiamarla? Semplicemente andiamo qua, ask turtles, parentesi parentesi e initialize. Adesso la chiamiamo. O riproviamo adesso? Oh. Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una procedura di setup da leccarsi i baffi, direi. Questa procedura di setup si prende la percentuale che noi diciamo di patches e chiede a quella percentuale di patches di buttar fuori una turtle e di dire che questa turtle crede, pensa zero. Poi abbiamo detto, guarda, chiedi invece alle patches che non hanno nessuno sopra, quindi che non hanno ancora buttato fuori una turtles, di buttarne fuori una e questa volta queste turtles penseranno uno, crederanno a uno. Poi diciamo, chiedi a tutte le turtles che abbiamo fatto fino adesso di inizializzarsi, di attribuirsi un valore. Quindi ogni turtles chiama initialize, entra qua dentro, cade qua dentro e quando cade qua dentro, come se fosse una pallina che rotola, fa set persuasiveness, assegna valore, boom, vado qua dentro, mi riporto un valore a caso e lo metto dentro persuasiveness, poi vado qui, cado qua dentro un'altra volta e porto un altro valore dentro supportiveness, poi vado qua e color, boom, mi fa cadere qua dentro e dico sono 0 o sono 1? Se sono 0 riporto rosso e quindi colore rosso, se invece sono 1 riporto green e quindi colore green.
Questo è quello che abbiamo fatto fino adesso. Cosa che vediamo quando facciamo setup e le nostre turtles sono sparpagliate. In modo casuale gli è stato dato 0,1. E per ora siamo qui. Esatto. Sai qual è però il problema? Il problema è che questa volta non abbiamo la possibilità di interrogare un vicinato per cui esiste una primitiva. Ok? Qui il vicinato sono tutte le patches che sono a distanza al massimo 10, da 0 a 10, 0 incluso. Ok? Allora, l'unica cosa che io posso fare è, tutte le volte che una turtle fa quel suo conto, è di andare a vedere quante sono queste patches, quali sono. Però, pensiamoci un attimo, sarebbe efficiente dal punto di vista della programmazione? No, perché le mie turtles non si spostano mai, sono sempre ferme. Allora, se io al tempo 1 chiamo a raccolta i miei 10 vicini, no? Troverò X turtles. Al tempo 2, quando io continuo ad essere qui e loro continuano ad essere lì e chiamo a raccolta i miei 10 vicini, sempre loro sono. Allora tanto vale farlo una volta. Ok? Tanto vale farlo una volta sola e poi tutte le volte io interrogo i miei vicini che sono già, capito? Sono già presi. Noi sappiamo, vabbè, sappiamo aggiungere una variabile alla turtles. La cosa migliore è, siccome è un set di agenti che rimane fisso e ognuno avrà il proprio, la cosa migliore da fare è aggiungere una variabile agli agenti e dire, quella variabile lì ci metti dentro l'agent set del tuo vicinato. Proviamo a farlo. Aggiungiamo una variabile alle turtles, chiamiamola Ney, come neighbors. Chiamiamola Ney. Esatto. Ney. Ora, possiamo fare un'altra procedura di report? Che ne dite? Che ne dite? La facciamo? Set ney, dobbiamo aggiungere un altro set in initialize. Esatto. Allora, non possiamo dire toReport Ney, perché Ney è una mia variabile, quindi possiamo dire toReport, questo si usa spesso come consuetudine, my-Ney. MyNey. Cioè, mi ridai il mio vicinato. Perché questa, my nel senso mio. No, il mio vicinato, cioè il vicinato della Turtles che sta chiamando Ney, che sta chiamando MyNey. Allora, al solito finiamo con AND e dobbiamo fare un report. Scrivere report.
Allora, questa è tosta, eh? No, non è vero. Al solito dobbiamo filtrare i nostri turtles. E noi sappiamo che questa cosa si fa con turtles with. Aperta, chiusa parentesi. Turtles with mi dice, mi ridai i turtles che soddisfano questa condizione? Allora, a occhio, noi sappiamo che sarà un qualcosa di così, eh? Turtles with, aperta, chiusa parentesi. Un qualcosa, cioè la mia distanza, che ora vediamo come si calcola, minore o uguale a 10. Ok? Abbiamo detto che è distanza euclidea, quindi NetLogo ci salva la vita perché ci permette di usare una primitiva che non può che essere così semplice. Distance. Quindi ferma, 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 ferma. Prima del minore uguale ci va distance. Prima del minore, cioè quella è una quantità che deve essere minore uguale a 10. Ora però distance si aspetta che voi gli diciate, ma la distance da chi devo calcolare? E generalmente pensiamo a chi sta eseguendo questa azione. Chi esegue questa azione? C'è una turtles che fa initialize e che quindi chiama my name. Quindi questa turtles è self. Ok? Quando faccio turtles with distance, distance si riferisce alle turtles che io sto seguendo, quindi loro diventano self. E io sono myself, quindi è distance myself minore uguale di 10. Ok, adesso qui vi faccio aggiungere una cosa dopo distance, vi dico perché non è influente la cosa, ma è necessario che. Ok, ti manca nei però, eh? Set nei. Dove hai cancellato nei? Abbassa, sale di 1, set nei, uguale, my nei. Perfetto. Allora, distance myself, ovviamente, calcola anche la distanza da me stesso. La distanza da me stesso fa 0. E, come ci dice Novak, questo valore mi dà fastidio. Quindi, quando calcola la distanza, Novak aggiunge 1 sull'asse delle x e sull'asse delle y. Quando calcolate la distanza euclidea, quindi tra una turtle e se stessa dovete aggiungere radice di 2. Questa è banalmente proprio la distanza euclidea, eh? Se aggiungiamo 1 all'asse delle x e all'asse delle y. Quindi questo valore viene sempre aggiunto. Eh? Prendete distance myself più, è il contrario, eh? Distance myself più square. Senza il secondo più, quello va bene. Myself più myself, quello va bene, quello dopo no. Perfetto. Questo prendetelo per buono, va bene? Altrimenti se no ci mettiamo a fare se volete si guarda la lavagna come funziona sta cosa, ma è una quantità che rimane per tutte le
per tutto il mio vicinato. Ok, quindi abbiamo settato anche il mio vicinato e adesso, siccome Novak e Latané sono due persone molto molto precise, dicono prima di far avanzare il tick di una unità, noi facciamo tutti i conti, dopodiché aggiorniamo le variabili per il tick successivo. Quindi noi dobbiamo fare in modo che le nostre turtles aggiornino le proprie variabili, quindi eventualmente se hanno o se non hanno cambiato attitudine, soltanto alla fine del turno di tutti. Ok? Allora, prova ad andare sul setup, sull'interfaccia e dare setup. Ok, eccole qua. Prova a ispezionare una tartola a caso. Ok, vedete? Size 1, bla bla bla, non ci interessa. Persuasiveness, a lui è toccato 44, quindi è un attore, insomma, abbastanza persuasivo. Supportiveness, 5. 80. 97. Avete visto qua poi cosa c'è qui a Nei? Nei avete 0? Esatto. Forse non hai fatto setup, può darsi, se ti dà 0 ancora Nei. Vedete? Abbiamo fatto una variabile, abbiamo fatto due variabili che contengono dei numeri, anzi tre variabili perché c'è anche attitude, e poi una variabile che contiene un agent set di altri turtles. Quindi noi, i vicini di ogni turtle, li abbiamo salvati lì dentro. Quindi poi dopo, quando una turtle dovrà fare i propri conti, non farà altro che interrogare la variabile Nei senza doversi andare a ripescare tutta la gente. Ok? Abbiamo salvato in modo tale da non doverlo calcolare tutte le volte, perché tanto non cambia. Se gli agenti invece si fossero spostati in giro per il mondo, allora avremmo avuto la necessità di tutte le volte di vedere chi c'è. Allora, siamo pronti a fare il go? To go. And. Tick, ottimo. And. Bene. Tick, mettiamola come ultima istruzione del go. Quindi andiamo a scrivere sopra. Perfetto. Allora, a questo punto dobbiamo fare un ask turtles. Dobbiamo chiedere ad ogni istante temporale a tutte le turtles di fare il loro conto. Quindi, ask turtles. E che cosa però gli dobbiamo chiedere? Di ispezionare il proprio vicinato. Fino a 10 pack. Noi adesso noi possiamo dire di ispezionare Nei, perché l'abbiamo già salvato. A questo punto noi non facciamo altro che dire quante persone ci sono nel mio vicinato che la pensano come me, quante persone ci sono nel mio vicinato che la pensano diversamente da me, o meglio, quali sono. A questo punto dobbiamo necessariamente ricorrere a delle variabili locali che ci tornano utili per salvare
chi la pensa come noi nel nostro vicinato e chi la pensa diversa da noi, diversamente da noi nel nostro vicinato. Allora, chi sono i nostri supporters? Let supporters. Quelli che la pensano come noi. Pensiamoci un attimo. Che attitudine, ma presente, no? Il solito costrutto di è quello che abbiamo visto stamani, no? Noi stiamo cercando di fare un sottoinsieme di agenti. Allora, innanzitutto, qual è la popolazione di riferimento in questo caso? Nei, esattamente. Quindi noi dobbiamo dire che let supporters nei, ma mica tutti nei. Nei with. Esatto, con doppia V, l'hai fatto con doppia V? Non ci vedo. With? Sì, ok. E poi? Devono avere la mia stessa attitude. Quindi sarà attitude. Uguale. Anche qui, solito ragionamento. Adesso io che chiamo questa cosa non sono più self. Self sono i nei che sto filtrando. Quindi attitude di nei. Uguale, no, no, senza nei. Attitude è già una variabile di nei. Uguale, l'attitude di chi? Attitude of myself. Quindi, parentesi, parentesi, attitude fuori dalla parentesi of myself. Chiusa parentesi. La parentesi di with. Perfetto. Adesso dobbiamo fare chi sono invece i persuasori? Let persuasor o persuasori, come volete, basta che poi usiate le stesse. Possiamo anche volendo copiarla tutta quella, con lo spazio. Ovviamente non può essere copiata proprio tutta tutta, no? Nei, with, questa volta attitude non deve essere uguale all'attitude of myself. Quindi, punto esclamativo uguale, cioè diversa dall'attitude of myself. Ok, perfetto. Che cosa ha fatto questo pezzo di codice? Questo pezzo di codice ha chiesto alle Turtles di trovare dei sottoinsiemi. Se ci fate, non so se questa rappresentazione vi può aiutare in qualche modo. Questo è Turtles. Questi sono i nei di Turtle Zero, al cui interno ci sono i supporter e i persuasor di Turtle Zero. Ok? Quindi, nei di una Turtles sono un sottoinsieme, un agentset sottoinsieme di tutte le Turtles. Ok? Dentro questo sottoinsieme posso costruire ancora due sottoinsiemi. I supporter e i persuasor, perché quelli che sono lì dentro o la pensano come me o la pensano diversamente da me. Ok. A questo punto ci avventuriamo nella parte più difficile del codice, che è quella relativa alle
a calcolare l'impatto sociale. Stiamo sempre dentro alla parentesi. Ok, a capo. Perfetto. Dunque, com'era fatto il supporto? Nella formulazione che abbiamo visto prima. Questo S era una sommatoria, diciamo che parliamo di i primi che abbiamo fatto il supporto, ancora indietro, vai. Ve l'ho riscritta anche qua, volendo, se volete tornare al codice. Come si fa a trasportare un'equazione dentro NetLogo? Cioè un report. Ok. Allora, noi dobbiamo calcolare, abbiamo trovato chi sono i nostri supporters, a questo punto dobbiamo calcolare la somma dei loro, della loro supportiveness diviso la loro distanza. E poi dividere tutto, questo numero che abbiamo trovato, per il numero dei supporters. Ora, il numero dei supporters lo troviamo così, count supporters, fine. Invece l'altra cosa è un pochino più delicata. Allora, prima di tutto noi sappiamo che per decidere se cambiamo o meno di attitudine, noi dobbiamo vedere se la persuasione è più grande del supporto. Ok? Questa persuasione e questo supporto sono questi risultati aggregati che dobbiamo ancora calcolare, però noi già così possiamo dire che esistono due quantità. Let support, let persuasion. Let, scriviamole, let, let, support, 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 supporto, senza ER finale, support, supporto, ok, e spazio zero, e poi let persuasione zero. Abbiamo fatto due variabili locali e abbiamo detto che valgono 0. Che ci resta da fare? Calcolare quanto valgono. Adesso, per calcolare quanto valgono, possiamo dire set supporto trova trattino supporto. Ora andiamola a scrivere trova supporto. Nel senso, facciamo una procedura di report che trova supporto. To report. Ok, perfetto. Naturalmente però trova supporto avrebbe bisogno di sapere
chi deve andare a scandagliare, no? Dove deve andare a prendere i valori di supportiveness e di distanza? Ma noi, come in tutte le procedure, abbiamo anche visto, no? Possiamo passare dei valori alle procedure, le possiamo passare anche alle procedure di report. Allora noi facciamo una cosa molto semplice. Dopo trova supporto, ci scrivi supporters con uno spazio. Se dai check adesso, lui si arrabbia da morire, no? Dice, aspetta un comando. In realtà non l'aspetta mica qui il comando, lo aspetta qua. Esatto. Lui sta dicendo, ma te mi scrivi supporters qui, ma che mi vuoi dire? Perché io la procedura trova supporto, non si aspetta di avere un input, ok? Allora noi dobbiamo dirgli, no, guarda, la procedura trova supporto se lo aspetta l'input, lo vuole. Quindi a trova supporto, subito dopo, scriviamo nel blocco di parentesi, quadre, non so se sono quadro o no, non riesco a vederlo. Ok. Supporters. Prova a dare check adesso. Ok. Perfetto. Allora, noi dobbiamo scrivere una procedura trova supporto che lavori con i supporters, che faccia i suoi conti e che pam, mi restituisca indietro il valore di supporto che verrà messo dentro questa variabile. E poi dovremo fare la stessa cosa per la persuasione. Come avete chiamato questi? Ok. Aspetta, fammi vedere. Ah, ecco qui ho sbagliato. Questo è un errore. Supporto. Supporto. Ok, persuasione. Ok, perfetto, si era qui. Ok. Al solito il nome delle variabili non è importante a patto che vengano sempre mantenute uguali. Ma Hai forse chiuso due volte manco, la parentesi. Devi quindi devo lasciarla qui e levarla. la chiudo. Prova adesso, dai, check. Ok. Qui una parentesi. Dove la lascio? Qui? In Prima di fondo, qui? in fondo, in fondo. Prima Qui? di Tix. Nella riga successiva. Ok. Qui. È di chiusura. Yes. Quale? Supporto? Una volta let ci permette di inizializzarla, dopodiché è sempre locale perché di per set questo supporto qui è sempre lei, è sempre variabile locale, ma let serve soltanto a inizializzarla, dopodiché ti puoi riferire a lei soltanto con il set, ma la differenza rispetto ad altre variabili tipo quelle delle turtles è che quella variabile supporto se sei dentro Go la vedi, se non sei dentro Go non la vedi più. L'unica differenza. Poi dopo le variabili si trattano sempre con il set. Ok, allora, andiamo dentro trova supporto. Per risolvere questa equazione qua, cioè per calcolarla, no? Di cosa abbiamo bisogno? Partiamo dalla cosa semplice, la somma. Per me la somma è la cosa complicata.
Allora, questa è una divisione, no? Quindi, qui c'è una somma, cioè c'è una sommatoria di questi valori qua, cioè una sommatoria di un rapporto, e sotto c'è n. Allora, n secondo me è la cosa più facile da fare, no? Perché ns sta per il numero dei supporter nel mio vicinato. Ora, siccome io trova supporto, lo sa chi sono supporters, perché gliel'abbiamo passato, no? Se io dico count supporters, bla bla bla, già trovo questo valore. Naturalmente, no, se lo scriviamo così, lui mi dice, ma dove lo metto? Quindi diciamo let, usiamo questa nomenclatura qua, let, sempre locale, let n maiuscolo, non fa grande differenza, ma così è uguale a quello della formula, let n count supporters, ta. Esatto. Ok? Quindi il denominatore ce l'abbiamo fatta. Ora, dobbiamo fare il numeratore. Il numeratore, essendo una sommatoria, è un qualcosa a cui ogni volta che stiamo trattando un agente, no, a una quantità ne sommiamo un'altra. No? Allora, quando ci troviamo in queste condizioni qui, si fa una variabile locale, inizializzata a zero, e poi mano a mano ci si aggiunge roba. Okay? Quindi, let num, che sta per numeratore, let num 0. E andiamo a capo. Fine. Adesso, questa formula qua ci dice che dobbiamo sommare la supportiveness di ogni agente diviso la distanza al quadrato da myself. Ok? Allora, quindi dobbiamo scorrere i nostri supporters. Come si fa a scorrere i nostri supporters? Al solito si fa ask supporters. Supporters, parentesi, parentesi, buttali a capo e ancora fai una riga ancora. Ok, così abbiamo un po' di spazio. E qui dobbiamo scrivere come si fa ad aggiungere una quantità a num. Dobbiamo dire, come si fa con tutte le variabili, no? Set num. Set num. Num, un'altra volta, più, come abbiamo fatto gli altri giorni, come se ci fossero delle parentesi, no? Num è uguale a num più qualcos'altro. Ok, quello che c'è ora dopo il più è esattamente questo, S diviso di quadro, perché noi la sommatoria la risolviamo con num più la quantità che andiamo a calcolare. Tutte le volte mettiamo dentro num, num più il valore, ok? Che andiamo a calcolare. Allora, noi stiamo facendo un ask ai supporter. I supporters sono turtles. Le turtles hanno un attributo che si chiama supportiveness, giusto? Quindi, siccome supportiveness è questa S qui, noi possiamo dire num più supportiveness. Diviso che cosa? La distanza al quadrato. La distanza l'abbiamo vista prima. Eccola lì, guarda, rimanei. Distance myself più tutto quello lì devi prendere. Ok? No, no, senza il minore uguale, quello no. Fino a 2 praticamente. Quella roba là, fermati un secondo. Allora, naturalmente,
Se scrivessimo questa roba qua, proprio per l'ordine di esecuzione delle operazioni, no? Lui farebbe supportiveness diviso distance of myself più radice di 2. Ma noi non vogliamo questa roba qua. Noi vogliamo che sia supportiveness diviso distance myself più radice di 2. Quindi dobbiamo dare un ordine a queste operazioni con le parentesi, come si fa normalmente, no? Quindi parentesi tonda prima di distance, parentesi tonda alla fine. Adesso lui fa supportiveness diviso distance, tutta quella roba là. Però, come vedete qui, non basta. Distance myself più radice di 2 al quadrato. Per fare al quadrato dobbiamo utilizzare l'apice A2. Non so dov'è su Windows questo segno qui. Fuori dalla parentesi tonda, 2, spazio 2. Ok, perfetto, perfetto ma quasi, perché lui in questo modo fa supportiveness diviso distance e poi eleva tutto al quadrato. Allora, ci vuole un'altra parentesi prima di distance. Vai. Parentesi tonda, matematica, tonda, chiudi, dopo 2. Adesso ci piace, quindi il fatto di fare la variabile locale e poi di scorrere l'agent set ci permette di fare le sommatorie, fondamentalmente. Abbiamo la nostra variabile locale, tutte le volte ci mettiamo il nuovo valore che abbiamo calcolato più i vecchi valori, num più supportiveness diviso distance, tutta quella roba là. In questo modo facciamo questa parte, il numeratore, calcoliamo il numeratore della nostra equazione, va bene? Ora, vi torna? Noi facciamo una variabile locale, supporto, e a questa variabile locale gli diciamo guarda il risultato te lo dà questa procedura qui, trova supporto. Trova supporto, che ha bisogno di sapere chi deve interrogare, si prende in input i nostri supporters e calcola n dicendo conto i supporters e poi dobbiamo calcolare il numeratore della nostra equazione, facciamo una variabile locale inizializzata a 0 e poi per ogni supporter che abbiamo a num, a questa variabile locale, aggiungiamo il valore della supportività del nostro supporters diviso la distanza al quadrato dal nostro supporters. Ok, andiamo dopo l'ultima parentesi, scusami, la parentesi quadra proprio in fondo, dopo fuori, perfetto. Adesso noi sappiamo che questa roba qua, no? È numeratore diviso denominatore. Il numeratore ce l'abbiamo, num, quindi il denominatore ce l'abbiamo, n, quindi dobbiamo dire che num è uguale a num diviso n. Per fare questa cosa basta dire set num, num diviso n. Ok, adesso abbiamo calcolato il nostro
pezzo di equazione di Latané, che era S per n grande elevato alla 0,5. Ok? Naturalmente, prima di riportare il supporto, dobbiamo fare un'ultima operazione. Vi ricordate che il supporto era SNT. Ok? Noi, con tutto questo, tutta questa attrezzatura, abbiamo calcolato S. Quindi, per dire che effettivamente trova supporto, l'ha trovato il supporto, bisogna che faccia un ultimo passetto e che moltiplichi num per n grande elevato alla 0,5. Ok? Quindi andiamo a capo e diciamo un'altra volta, a questo punto, no? Possiamo direttamente riportare il valore. Questa è l'ultima cosa che facciamo, ma la spariamo via. Quindi facciamo report, esatto, spazio, num, ma se manco num scrivi, copia anche tre lettere, num per, apro e chiudo parentesi, tonda, scusate. Forse l'hai aperta due volte. Ok. N elevato, c'è lo spazio, altrimenti non lo capisce. Naturalmente questa istruzione la dobbiamo mettere tra parentesi, Dobbiamo mettere tra parentesi, se no era inutile che dividessimo per N. N elevato alla 0,5 è una quantità che cresce al crescere di n, ma insomma tende a smorzarsi, ok? Quindi dice, come dire, sto pesando, no, la grandezza dei miei supporter, e questo peso non è qualcosa che tanti più sono, tanti più mi arrivo al supporto, ma diciamo che oltre una certa soglia comincia ad affievolirsi questo supporto. Quadra non ci servono, esatto. Sì, ti dà un errore? Puoi cercare? No. Dovrebbe funzionare. Questo 0,5 non è altro che l'esponente t che noi sappiamo da Novak essere 0,5 circa. Lui riporta una serie di lavori empirici dove hanno trovato valori che oscillano intorno a 0,5, quindi lui decide di usare 0,5 in questo lavoro. Con questo abbiamo calcolato per una turtle la supportività che gli arriva dal suo vicinato. La supportività che gli arriva dal vicinato. Adesso, che dici giù? Su, questo zoom, ma vedrai che questo zoom sarà un attimo. Direi di fare un break adesso, così ci puliamo un attimo la mente tutti, e poi dopo facciamo la persuasione, troviamo l'impatto di persuasione, ma vedrete che se vi ricordate la formula iniziale, l'unica cosa che cambia è che invece della supportiveness, questa volta c'è persuasiveness, ma la logica, l'impianto, la parte difficile l'abbiamo già fatta, ok? Dopo dobbiamo rifare questi conti cambiando un paio di variabili, fine. E ovviamente poi implementare il meccanismo che fa cambiare idea, ma quello è una disequazione semplice, un if e basta. Ok? Tutto chiaro fino a qua?
Bene. Ok, ripartiamo. Allora, abbiamo trovato il supporto, dobbiamo trovare la persuasione, ovvero l'impatto che il mio gruppo, che nel mio vicinato, le persone che non la pensano come me, esercitano su di me. Come abbiamo detto, le formule sono esattamente le stesse nelle due equazioni, cambia soltanto il set. Questa volta non dovremo più chiedere ai supporters, ma dovremo chiedere ai persuasors, ai persuasori. Dovremo quindi contare i persuasori, non contare i supporters, e non dovremo più sommare la loro supportività, ma la loro persuasività. Quindi, dopodiché, ovviamente, riguarderemo il modello dall'inizio, ma intanto lo completiamo. Allora, noi abbiamo fatto una variabile locale persuasione e questa variabile locale persuasione ancora deve essere riempita con un valore. Ok? Usiamo la stessa logica di supporto. Quindi andiamo a capo e scriviamo set persuasione. Proviamo a scriverlo da zero. Set persuasione. Ok. Che ci va adesso? Una procedura di report che deve trovare la persuasione. Accetto nomi. Trova persuasione, ragazzi. Se vi contagio con la programmazione sono contento, se vi contagio con la fantasia, ragazzi, siete rovinati, ve lo dico. Trova persuasione. Esatto, questa volta non dobbiamo passare i supporters, ma dobbiamo passare i persuasors. Se vuoi copiare e incollare, lo puoi copiare da là. Persuasors. Ok, perfetto. Allora, andiamo qua. To report, trova persuasione. Opla. È qui, se la vuoi copiare. Ok, te lo dico immediatamente. Quando una procedura che esegue un comando, che esegue un report, no, ha bisogno di avere dei dati di input, noi gli mettiamo i dati di input qua. E per dirgli, guarda, te hai bisogno di dati di input, netlog utilizza la convenzione di mettere parentesi quadre. Ok? È una convenzione che i linguaggi usano. Se fosse una classe di Java sarebbe tipo nel costruttore public trova persuasione, parentesi quadre, support persuasor, aperta graffa, chiusa graffa. Netlogo questo modo di fare le cose lo interpreta così. Quindi dichiaro la mia procedura, che è una procedura di report, che vuol dire che fa un conto e mi restituisce un valore. Gli do il nome e gli dico se
ha bisogno di dati di input, gli dico guarda, parentesi quadre. Avete notato che quando NetLogo si chiede a NetLogo di fare qualcosa alle turtles, all'observer, tipo un ask, un with, ci sono sempre le parentesi quadre. In NetLogo gli indicano tipo with, questa è la condizione che devi risolvere, ask, questo è quello che devi fare, trova persuasione, questi sono i dati di input che devi prendere. Qualsiasi cosa debba andare dentro questa procedura è fra parentesi quadre. Allora, trova persuasors. Allora, dobbiamo fare esattamente la stessa cosa di prima, ma questa volta dobbiamo contare i persuasors. Quindi let n count persuasor. Ok, a capo. Let num 0. Anche qui abbiamo bisogno di calcolare il numeratore, quindi facciamo la nostra variabile locale che esiste soltanto dentro trova persuasione. Quindi vedete, fosse stata una variabile non locale, NetLogo si sarebbe arrabbiato, avrebbe detto ma ce n'è già una di num, ma qui sono variabili locali per cui questa esiste solo dentro trova persuasione, trova supporto, questa esiste solo dentro trova persuasione, quindi per lui non ci sono problemi. Allora, let num 0, e adesso a chi chiediamo? Ask persuasors. Apriamo e chiudiamo la nostra parentesi quadra perché stiamo facendo un ask. E poi, al solito, diciamo che set, dobbiamo fare la sommatoria, quindi facciamo set num, num più. Esatto, questa volta dobbiamo sommarci la persuasiveness diviso la solita roba, quindi possiamo copiarla da sopra con l'ultima parentesi, ok, perfetto. E ecco qua, abbiamo calcolato la il numeratore, vi ricordate? La sommatoria di la persuasione diviso la distanza al quadrato. A questo punto non ci resta che dividere set num, num diviso n. Anche n, stesso discorso, c'è già anche sopra, ma sono variabili locali, quindi non danno problemi. E a questo punto facciamo il report, report num per quella roba là. Ed ecco che abbiamo trovato anche la persuasione. Ora, vi renderete conto che queste due procedure sono veramente tanto uguali una a quell'altra, no? Cioè, alla fine, l'unica cosa che cambia è persuasiveness e supportiveness, giusto? Quando dico che è l'unica cosa che cambia, intendo dire che persuasors e supporters, no? In realtà sono un agent set. Io avrei potuto fare un'unica procedura di report che prende come input Pippo e se gli passo supporter, Pippo sono i supporters. Se gli passo persuasor, Pippo sono i persuasor. E avrei potuto usare un if else dicendo ma chi sono? Cosa credono? Zero? Allora prendi la sua supportiveness. Cosa credono? Uno? Allora prendi la sua persuasione. Ok? Un modo per avere un programma più pulito, ma in questo momento non ci interessa. Così, secondo me, si capisce meglio. Però tenete presente che quando si vede codice ripetuto, no? Generalmente non è un buon segno per quanto riguarda la pulizia. Ma questa è una finezza che non ci interessa in questo momento. Allora, andiamo su nella nostra procedura di Go. Dovrebbe essere un po' più in basso Go. Eccola là. Abbiamo trovato nella nostra turtle, che viene chiamata da ask,
abbiamo trovato i supporters, abbiamo trovato i persuasors, abbiamo trovato il supporto che ci danno questi supporters, la persuasione che ci danno i persuasors. A questo punto andiamo a capo, prima della fine della parentesi, e cosa facciamo? Implementiamo la regolina che ci hanno detto Nova che Latané, no? Che loro utilizzano per decidere se effettivamente la persuasione è più forte del supporto. Quindi, if persuasione maggiore di supporto, apri e chiudi la parentesi. A questo punto, com'è? Persuasione è il valore che viene calcolato dalla procedura di report set per, trova persuasione, eh? Non sappiamo quant'è ancora. Ok, se la persuasione è maggiore del supporto, il nostro agente cambia idea. Allora, siccome cambia idea, si porta dietro un altro paio di cose, no? Noi diciamo che ci facciamo una procedurina simpatica che chiamiamo update, quindi una procedurina piccola piccola, update, eh? Quindi se succede quella cosa lì, la turtle chiama update. Andiamo a fare update, to update. Vi ricordate che cosa deve fare la turtle quando cambia idea? Deve cambiare la sua attitudine e supportiveness e persuasiveness vengono riassegnate random. Ok? Ok, perfetto. Andiamo a... dove siamo? Eccoci. Allora, quindi set attitude, dobbiamo cambiare l'attitudine. Attitude. Abbiamo detto che un modo veloce per cambiare l'attitudine, switcharla, no? È 1 meno l'attitudine che ho. Quindi se ho 0 divento 1 e se ho 1, 1 meno 1, 0. 1 meno attitude. Poi dobbiamo cambiare persuasiveness e supportiveness. Quindi dovresti andare sempre a capo. Set persuasiveness, e qui siccome siamo stati super in gamba, che cosa chiamiamo? Qui ragazzi noi ci abbiamo visto lungo prima quando abbiamo fatto initialize, eh? Quando noi abbiamo fatto initialize abbiamo detto assegna valore, ok? Noi ce l'abbiamo già, quindi non dobbiamo scrivere nulla, dobbiamo dire semplicemente giù set persuasiveness, assegna valore. E la stessa cosa va fatta per set supportiveness, assegna valore. Che gli dà esattamente. Ma l'update non sarebbe finito se non aggiornassimo anche il colore, se no non vedremo cambiare nulla, no? Quindi possiamo dire set color, assegna colore. Colore, colore, colore. Assegna colore. Hai visto? Avete visto? Abbiamo fatto prima tutte... abbiamo fatto tutte le nostre procedurine di report prima, belline belline, e a questo punto quando succede qualcosa, bam. Non richiamiamo initialize perché initialize fa anche set name my name, a noi non ci interessa più. Quindi abbiamo l'inizializzato e poi una volta che... Esattamente. Esattamente. Ora, che ci crediate o meno,
il modello è terminato. Proviamo ad andare sull'interfaccia e il setup e poi il go. Prova. Funziona. Siamo fermi adesso. Prova a mettere, stopparlo, prova a mettere il 70%. Vabbè, 71 è uguale, insomma. Vai. Eccolo. Com'è? Te l'aveva già dato. Te l'aveva già dato. Perfetto. Prova a mettere il 70% adesso. Sì. 71, insomma, con un valore più elevato. Diamo setup, diamo go, bam. Hai provato ad aumentare? Ah, 70 non te lo dà l'errore. Eccolo. Allora, questo è un errore di runtime, cioè un errore, il check, quando facciamo il check, no? Il modello non sta funzionando. Se ci dà un errore è perché abbiamo scritto qualcosa male, fa una correzione sintattica. Però se il modello fa quello che deve fare o se ci sono errori mentre gira, lui non lo sa. Quando un errore viene prodotto mentre il modello gira, si chiama runtime error, cioè errore mentre il modello sta girando. Ci dice che l'errore è una divisione by zero. Noi sappiamo che qualcosa diviso zero non va bene. Errore quando la TARTOL 1104 stava andando. L'errore, vedete, qui c'è, si chiama stack questo, ed è praticamente la sequenza delle procedure, no? che sono state chiamate. Quindi l'errore è stato prodotto da trova persuasione è una procedura che è stata chiamata da go, che è stata chiamata dal bottone go, che è qui da tutta la sequenza di chi ha fatto il danno, fondamentalmente. Possiamo andare su, scusa, torna di là sull'interfaccia, per favore, su Tools, su TARTOL Monitor, scrivi qui 1104. Quella vostra, certamente. Se avete già levato l'errore, fatelo rigirare. Tools, TARTOL Monitor. Ok, TARTOL Monitor. Ok, esci pure. Pigia, watch me. Ecco qua chi ha causato l'errore. Devi premere... devi scrivere il numero della TARTOL che ha creato l'errore, lui la trova, e poi premi Watch Me, guardami. Dovrebbe... Non ho capito, scusami? No, allora... 1100... Pam, trovata, Watch Me. Devi battere invio. Quindi la cerchia. Watch Me. Sposti questo, eccola là. Non ti dà mai errore? Hai messo 80 tipo? Fino a 100, fantastico. Ok, allora hai trovato quella, battiamo invio, lui te l'ha pescata e ora ti fa watch me e se vai sull'interfaccia riesci a vedere. Prova un attimo. Ah, sei a 100 ora, prova a abbassare un attimo, metti a 80 tipo, ok. Non ti sta facendo nulla proprio. Quindi non... Ah, batti, metti forever al bottone go. Mi hai fatto vedere anche... Aspetta, Spengilo prima. Ma spegni go. Aspetta. Non ti si muove proprio, quindi probabilmente ti sta mancando qualcosa nel codice. Ora lo guardiamo. Allora, andiamo su interfaccia qua. Questa è la nostra incriminata.
Perché è incriminata? Perché oltre i militanti. Perché è incriminata? Lui cosa sta cercando? Quale, cioè, trova persuasione. Ok? Ok, quindi noi abbiamo fatto, abbiamo scritto un codice bacato, nel senso che ci espone a un probabile errore, ovvero noi non abbiamo controllato quando abbiamo preso i supporter e i persuasors, cioè abbiamo dato per scontato che ci siano dei supporters e che ci siano dei persuasors. Ora, uno dei due c'è sempre, perché se sono dentro un cluster tutto verde, sono rosso, e sono dentro un cluster tutto verde, i persuasori ce l'avrò, ma potrei non avere supporter. Viceversa, lui è rosso, trova supporto, non ha dato problemi, ma trova persuasione, ha dato problemi perché ha detto, non c'è nessuno. Ok, quindi noi dobbiamo correggerlo questo errore, ok? Dobbiamo correggere questo errore, perché ovviamente così il modello non può girare. Se... Perché è venuto fuori? Perché quando avevamo più o meno la metà rossa e la metà verde, non ci è ancora capitato di trovare qualcuno che non avesse nessun supporter o nessun persuasore, perché erano comunque abbastanza mischiati. Quando abbiamo aumentato, si sono formati dei clusters con quel tipo di distanza, no? Dove non c'era più nessuno che poteva dare in questo caso persuasione. Ok, quindi quello che ci ha dato problema fondamentalmente è questo, no? È questo qua. Allora, come si fa a risolvere questo problema? Cioè, se persuasor non c'è nessuno, come si può maneggiare questa storia qui affinché non ci crei problemi? Allora, potremmo intervenire lì dentro, no? Potremmo intervenire lì dentro, però, esatto, è Go, no, che chiama, puoi andare su Go, per favore, giù. Quando andiamo a Go, no, noi sappiamo che è Go, la turtle che sta andando, che chiama queste due, no? Quindi l'escamotage migliore è quello di non farcela andare se non ci sono supporter o se non ci sono persuasori. Semplice, semplice, no? Non c'è nessuno? Non lo calcolare il supporto, tanto è zero. Non c'è nessun persuasore? Non lo calcolare la persuasione, tanto è zero. Se non c'è nessuno che è diverso da me, e che pressione ho? Nessuna, no? Nessuno mi sta tirando o nessuno mi sta supportando. Allora, come facciamo a non farcelo andare la mia turtle quando non c'è nessun supporter? Allora, che frase brutta che ho detto, un sacco di negazioni, no? Come facciamo a non farcelo andare quando non c'è nessuno? È più semplice dire facciamocelo andare quando c'è qualcuno. Giusto? Almeno uno. E noi fortunatamente lo sappiamo come fare a fare una roba del genere. Perché ovviamente if, perché no, devo verificare una condizione. Pensate un attimo, set supporto, trova supporto supporters. Non abbiamo fantasia, eh? Supporto, trova supporto supporter. No, sto scherzando. Allora,
quell'istruzione lì deve essere eseguita soltanto se ci sono supporter. E come si fa? If? Bellissimo, no? If any supporters, bam 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 bam, quella roba là. If any supporters, aperta e chiusa parentesi, set supporto, trova supporto supporters. Tutta quella roba lì, la cancelli e la metti là dentro. E lo stesso per i persuasori, eh? If any persuasors, non lo cancellare, Giuseppe, non lo cancellare supportersi là, se no non stai passando i valori a trova persuasione. Va tutto bene, tranne che dopo trova persuasione, spazio persuasor. Ok. Ora, in questo modo che succede? Noi abbiamo il dubbio, volendo, ci poteva venire, no, che qualcosa stesse mancando. Perché, se fate caso, vi avevo detto let supporto 0 e poi set supporto trova supporto supporters. Ora, se questa istruzione non fosse stata necessaria, avremmo potuto scrivere let supporto trova supporto supporters. Invece noi abbiamo detto, perché siamo i numeri 1, let supporto 0, let persuasione 0 e poi se c'è qualche supporter, allora calcolati il supporto. Se c'è qualche persuasore, allora calcolati la persuasione, no? Però ora, se ci pensate, cosa succede qua? Guardatemi un secondo. Se queste condizioni non sono vere, no? Che cosa succede a supporto e a persuasione? Quanto valgono? Valgono 0. Gli abbiamo già detto. Quindi, lui, la Turtle, trova i supporters, trova i persuasori, dice supporto fa 0, persuasione fa 0. Ce n'è qualcuno? Allora me lo calcolo. Non ce n'è qualcuno? Non c'è nessuno? Bene, vale 0. E lo stesso per la persuasione. Proviamo ad andare nell'interfaccia e a far girare il modello adesso. Pam. Ok? Ora, a voler proprio essere precisi precisi, il modello di Novak e Latané utilizza un requisito un pochino diverso per lo scheduling degli agenti, quindi per decidere il flusso, no, di questi, delle azioni degli agenti, perché loro dicono, attenzione, prima di modificare un agente, io faccio in modo che tutti abbiano fatto i loro conti, dopodiché aggiorno le variabili e andiamo al passo successivo, ok? Quindi il nostro codice non rispetta proprio quello che loro hanno detto, perché il nostro codice cosa fa? Fa in modo che ogni turtle faccia, tipo sta a lei, lei fa il suo conto e magari diventa verde. Ok? La turtle accanto, quando fa il suo conto, prima sapeva che lui era rosso, ma adesso se lo ritrova verde. Novak e Latané invece dicono no, prima ognuno fa il proprio conto, dopodiché aggiorniamo e vediamo quel che è successo. Allora, fai una prova a metterlo a 90, voglio vedere cosa succede.
Perfetto. Dunque, quest'ultima raffinatezza, se volete, la possiamo anche omettere. Ditemi voi, se lo volete replicare proprio alla virgola, allora dobbiamo inserire questa nuova cosa. Allora, pensiamoci un attimo, come si può fare a aggiornare le variabili dopo che tutti hanno fatto i loro conti? Si fa in un modo che abbiamo già, utilizzando un meccanismo che abbiamo già visto sia nel modello di Schelling che nel modello di stamattina della diffusione, no? Noi aggiungiamo un'altra variabile alle Turtles, un'altra variabile di tipo booleano, vero, falso. Allora, accanto a Ney ci mettiamo, come la chiamiamo? Changed. Ok? Punto interrogativo. Così ci ricordiamo che è una variabile booleana. Prima di tutto andiamo in initialize e diciamo set changed falso. Perché se no lui la inizializza a zero e poi si arrabbia. Ok? Cioè changed false, false. E senza l'uguale, senza l'uguale. Ok, perfetto. Quindi a questo punto le nostre turtle hanno una variabile che ci dice se hanno cambiato idea oppure no. Andiamo dentro Go. Initialize. Initialize, allora in globals aggiungiamo changed e in initialize aggiungiamo set changed. Quindi tutti. Allora, andiamo in Go e c'è if persuasione maggiore di supporto update. Al momento, quindi, se il giochino lì funziona, cioè la persuasione maggiore di supporto, la Turtles si aggiorna. Noi non vogliamo che questo accada. Quindi update lo cancelliamo e diciamo change it true, set change it true. Perfetto, quindi a questo punto nessuno si aggiorna, però quando hanno finito, quando le turtle che sono state chiamate con questo ask in Go hanno finito di fare i loro conti, qualcuna potrebbe avere changed true, qualcuna invece rimane con changed false. Ok, perfetto. E adesso che ci resta da fare? Ci resta da fare l'update, no? Noi ce l'abbiamo già la procedura di update, quindi cosa facciamo? Andiamo prima di tick, ok, e qui chiediamo a tutte le turtles che cosa gli chiediamo? Update. Ma a tutte le turtles, quindi turtles with aperte e chiuse, e siccome è un booleano basta scrivere changed. Capito? Quindi ora le turtles fanno tutti i loro conti e changed oppure changed true o changed false. Finiscono di fare i loro conti, ricascano dentro un altro ask che gli changed
Changed, insomma, come l'avete chiamato? Punto interrogativo, eh? Punto interrogativo. Sì, l'hai chiamato changed col punto interrogativo perché è un booleano. Capito? Quindi, prima fanno tutti i loro conti e poi dopo chi si deve aggiornare si aggiorna. Ok, adesso il modello è proprio quello di Novak e Latané. Ok, proviamo ad andare nell'interfaccia e a dare go. Boh. Prova 70, vai, loro provano sempre con 70, così abbiamo dei risultati da confrontare. Interessante, eh? Torna sul codice un attimo. Quindi c'è un errore. Quindi c'è un errore. Vediamo se lo proviamo. Sempre le stesse. Dove abbiamo sbagliato? Dove abbiamo sbagliato? Non ho capito. E quello va bene. Specifichiamo change. Ok, sali un attimo per vedere go. Allora, c'è evidentemente un errore. Dove possiamo averlo commesso, questo errore? Tutto nasce... L'errore, quando lo segnavo, segnava in nature report al set non fatto Qui ti dà un errore adesso? No, prima.
prima. Quando praticamente prima di cambiare, di fare il change, sì. Lì, dove non lo stanno. Ma ti dava l'errore per, prima di mettere if any supporter? Sì, prima, dopo. Dopo abbiamo messo questo e quell'errore lì non dovrebbe più esserci. Però oggettivamente un comportamento flip-flap così è strano. Ci deve essere un errore. Proviamo a ripercorrere il modello dall'inizio nel codice. Questa è una situazione tipica quando si fanno questi modelli, cioè noi pensiamo che il codice faccia una cosa, in realtà il codice ne sta facendo un'altra. Allora, proviamo a ripartire e cercare di capire che cosa sta succedendo. Dunque, noi abbiamo dato 5 variabili globali alle nostre turtles, scusate, 5 variabili alle nostre turtles, attitudine, persuasività, supportività, il vicinato e change. Poi abbiamo fatto la procedura di setup, che è clear all, trova il numero di patches che vogliamo che producano delle turtles con una certa attitudine, abbiamo creato quelle turtles con ask n of numero di patches, gli abbiamo fatto buttare fuori una turtle con attitudine 0, poi abbiamo chiesto alle patches che non hanno nessuna turtles per ora, quindi quelle che ancora non hanno fatto nulla, di buttare fuori una turtle e di settare la sua attitudine a 1. Dopodiché abbiamo chiesto alle turtles di inizializzarsi. Dopodiché abbiamo resettato i ticks e quindi siamo partiti. Initialize cosa fa? Ad ogni turtles setta la sua persuasività dando un valore che viene riportato dalla procedura di report assegna valore, ok? Supportività assegna valore e fa esattamente la stessa cosa, riporta un valore random tra 0 e 100. Poi abbiamo fatto la procedura assegna colore, che controlla l'attitudine e dice se sei attitudine 0 riporto rosso, quindi set color red. Se invece non hai attitudine 0, riporto green e quindi set color green. Poi abbiamo calcolato myNay con una procedura che riporta le turtle che stanno a una certa distanza da myself. Ok? Perfetto. E fin qui tutto bene. Poi abbiamo fatto la procedura go. Go chiede alle turtles di trovare i supporters, cioè i vicini che hanno attitudine come l'attitudine di turtles che chiama, quindi myself. Abbiamo poi trovato i persuasori, che sono i vicini che hanno un'attitudine diversa da quella di myself. Poi abbiamo inizializzato delle variabili locali, supporto che vale 0 e persuasione che vale 0. Poi abbiamo detto, se ci sono dei supporter, allora il supporto è uguale a il valore che riporta trova supporto, la procedura trova supporto, a cui passiamo il valore supporters, che è l'agent set di quelli che la pensano come me. E se ci sono dei persuasori, noi settiamo la persuasione uguale al valore riportato dalla procedura trova persuasione, a cui passiamo i persuasori, cioè quelle persone nel mio vicinato che la pensano diversamente da me. Poi abbiamo detto, se la persuasione è maggiore del supporto, allora changed è true. Ok? Changed era falso all'inizio. State attenti. Changed era falso all'inizio. Adesso, al primo tick, a qualcuno changed diventa true. Ok?
A qualcuno diventa true, va bene. Dopodiché finisce il primo ask e tutti hanno fatto la loro roba. Comincia un secondo ask, ask turtles, e dice, guarda, a quelli che hanno changed true, aggiornali. Poi c'è tick che manda avanti il sistema di uno. Allora, update fa questa roba qua. Poi puoi tirare su, per favore, grazie. Update fa questa roba qua, quindi se la mia attitudine è 1 la fa diventare 0, se la mia attitudine è 0 la fa diventare 1. Dopodiché, come ci dice il modello, persuasività e supportività vengono riassegnati random, con la stessa procedura report, di report assegna valore. Bingo! Il colore assegna colore. Questo è un modello dinamico, cioè la prima volta funziona, ma la seconda volta chi è al secondo passo, no, cioè, se io ho cambiato opinione al tempo 1, mica è detto che la ricambia al tempo 2, ma se noi changed non lo riportiamo a falso, io sono sempre changed true. Anche se nel mio go al tempo 2 io non cambiassi più idea, changed per me rimane vero, perché l'avevo messo vero prima. E quindi io casco tra questi turtles qui. Ecco che cominciamo a vedere flip, flap, flip, flap, flip, perché non stiamo aggiornando la variabile changed. Ok? Quindi basta mettere qua set changed false. Io l'ho messo da un'altra parte del modello, ma vediamo, dovrebbe andare bene lo stesso. Prova a fare check, cioè vabbè, ma così per fare, tanto non poteva cambiare nulla. Vediamo un po'. Ba-bam! E il modello si dovrebbe stabilizzare. Cioè, questa è una delle parti alla fine, no, più subdole quando si usano modelli dinamici, perché dobbiamo ricordarci, no, che le variabili, se le cambiamo, poi persuasiveness, supportiveness, va bene che vengano cambiate, no? Ma se usiamo delle variabili che ci servono a fare dei controlli, bisogna che a ogni tempo, a ogni istante temporale, resettiamo tutto. Ok? Perché se no il secondo step diventa uguale al primo, no? Quelle che sono passate al primo step rimangono vere e allora fanno l'update anche al secondo passo, ma mica è detto che lo debbano fare, magari la seconda volta nessuno le ha convinte, sono rimasti alla loro idea, ma se hanno changed true, ricadono nello stesso giochino di prima. A questo punto dovrebbe funzionare per tutti? Anche a te funziona. I ticks continuano certamente perché noi non abbiamo imposto nessuna condizione di stop. Nessuna condizione di stop. Potremmo dire, ad esempio, una condizione di stop che mi viene in mente è, vabbè, a me, perché sono incredibilmente pigro, guarderei 3-4 volte la simulazione e direi, boh, si ferma a 30, a 50 fermati. Sempre per avere, no, poi i risultati della stessa lunghezza. Però un modo, ad esempio, potrebbe essere, guarda, se per 20 ticks, no, tutti i turtles hanno change false, allora fermati, vuol dire che il sistema si è stabilizzato. Ok, ci mettiamo un paio di monitor, qualcosa, per vedere un po' meglio. Allora, mettiamo, non abbiamo mai messo un monitor che conta le turtles, eh? Facciamo count turtles, count staccato turtles, count spazio turtles, non ti dà errore. Ok, e qui, come giusto che sia, 1600, una griglia 40x40. Poi facciamo un altro monitor e mettiamoci le red turtles.
Red turtles, cioè un modo per dire, mettiamo, contiamo le turtles con colore rosso o con attitudine zero, insomma, come vi torna meglio fare. Quindi diventa count turtles. Cioè noi abbiamo i nostri due migliori amici con il logo, sono if e with. Quante volte li abbiamo usati in questi giorni? Un sacco. Un monitor potrebbe essere fatto così, count turtles o with color red oppure with attitude zero. Lo facciamo questo monitor. Count turtles with quello che preferite voi, o il colore o l'attitudine. Color uguale red, qui stiamo cercando di fare una comparazione, quindi abbiamo bisogno. L'assegnazione di un valore non ha bisogno dell'uguale, mentre invece la comparazione sì. Ok, vai. 1336. Se li volete vedere in percentuale, naturalmente possiamo dividerli per il numero di turtles. Se volete vedere, no? Rientra un attimo lì dentro. Se fai quella roba lì, diviso, count turtles. Ok? L'83%. Poi ne facciamo un'altra che conta. Count turtle with color green, with parentesi, color uguale green, diviso count turtles. Avete visto? Siamo partiti con il 62% di rossi e siamo arrivati all'83% di rossi con dei cluster di minoranze che si sono formati. Abbiamo scritto count turtles with color uguale red diviso count turtles, così vediamo la percentuale, no? Invece del numero che è un po' meno espressivo. E poi aggiungiamo un plot, che perché i monitor, no, vi ricordate, ci fanno vedere in ogni istante temporale il valore, no? Mentre invece il plot ci fa vedere come questo valore sia distribuito nel tempo. Allora, questo lo chiamiamo tipo attitudini. E sì, facciamone tipo uno verde e uno rosso. Plot count turtles. Poi, ok. È sempre la stessa storia, eh. Plot count turtles with. Plot count turtle with color green. Ok. Ok, perfetto. Prova a dare un setup and go. Ecco qua il nostro modello. Thank you.
Ci siamo? Ok, lo puoi stoppare, eh? Ah, guarda forte, stoppalo, stoppalo, fallo riandare. Quindi la minoranza a un certo punto ha riguadagnato. Stoppalo. Allora, mettiamolo a 90. Setup. Go. Dimmi. Rispetto a quel grado. Sì, in quel momento lì si sono fermate. No, anche a 40, quando fare a 40, 50, 70, mm-hmm. Si diminuisce o si allarga il divario, però le linee vanno anche a lui. Ma prima non dire più. Perché ogni tanto capita che una minoranza riesca, fate caso a una cosa. Questo è interessante. Com'è? Non ho capito. A dittatura. Allora, prima di tutto voglio vedere una cosa. Dunque, noi sappiamo che al 90%, no, con minoranze del 10%, il modello di Novak produce delle minoranze quando si stabilizza il sistema che sono sotto l'1%. Ok? Va bene? Proviamo a metterlo a 80. Ok, 3, questo è com'è? Non è cambiato. Fallo rigirare. Beh, come non è cambiato? C'è uno 0 in più, eh? Cioè prima era 0.002. Guarda la minoranza. La minoranza prima era 0.002, adesso è 0.02. Quindi 2. Sì, assolutamente, assolutamente. Assolutamente, possiamo aggiungere il percento e vediamo direttamente la percentuale. Perfetto. A me col 90% mi va intorno a 0.8%, quindi sono sotto l'1%. Con 80%, 98,2, siamo intorno all'1, il 2%. Poi naturalmente i risultati di Novak sono delle medie su tante simulazioni. Noi ne stiamo facendo 2 o 3, ok? E con il 70 dovremmo stare intorno tra il 2 e il 16, quindi c'è spazio. Dovremmo andare intorno, vedi, siamo all'8, 7, ok? Si sta stabilizzando. 4,3, lui 7, io avevo 9,5. Ok? Quindi insomma ci stiamo andando intorno ai risultati di Novak.
Ecco, una cosa interessante che vi volevo far notare è che si vede bene se aggiungiamo un altro plot. Proviamo a visualizzare la supportività degli agenti rossi e degli agenti blu. Perché questo modello in realtà è un modello dove c'è una logica un po' darwiniana. Qui è sempre plot, count, turtles, anzi, fermati. Andata più veloce la lingua del cervello. Allora, qui dobbiamo plottare che cosa? La supportività media delle turtles with color red e delle turtles with color green. Come si fa a dire questa cosa qui? Allora, noi sappiamo che se scriviamo perché l'abbiamo già scritto diverse volte, se scriviamo supportiveness of turtles, in questo modo quello che ci ritorna net logo è una lista di valori, ok? Quindi tutto quello che noi dobbiamo fare, come quando facevamo le addizioni e usavamo mean, è scrivere questa cosa qua. Plot, come c'è già scritto lì, mean supportiveness of turtles. Mean supportiveness, fermo, va bene così, ma di tutte le turtles, no. Turtles with color red. Da qui probabilmente non riesci più a vedere, nel caso devi premere questo tasto qui, con il pennarellino, che ti apre. Già, aspetta un secondo, già che ci siamo, NetLogo vi fa fare sia i plot con la linea, ma se scegliete qua un altro tipo di penna, no? Potete fare sia gli scatter plot, sia gli istogrammi, ok? Però vabbè, ora non ci servono, ma giusto per sapere, linea va bene. Ok? Incolla qua e editalo perché adesso è color green. Ok. Puoi lasciare anche lì, eh? Quello che mi interessa che vediate prima di chiudere, te lo dico io. Supportiveness, a meno che tu non abbia scritto con la I anche prima, questo credo che sia, di là l'abbiamo scritto con la E, supportiveness. Ok, perfetto. Esattamente la stessa cosa, però invece di color uguale red, color uguale green. Ok? Se ora fai girare il modello, hai visto cosa è successo? Fermalo pure, tanto ora si è stabilizzato. Le minoranze che sono rimaste, tutte vicine, più o meno, clusterizzate. Allora, mediamente la supportività vale 50, no? Perché sono tutti una serie di numeri random tra 0 e 100, quindi se facciamo la media di quelli che ha segnato, più o meno sarà 50.
Ma guardate un po', infatti vedete 69.1, no? Questo più o meno è il 50. Quando partono sono tutti qui, mediamente la supportività dei rossi e la supportività dei verdi è 50. Ma guardate cosa succede quando la maggioranza domina tutto il resto. Quelli che rimangono, ed è per questo che rimangono, hanno una supportività molto elevata. È proprio una sorta di selezione darwiniana per cui solo quelli molto supportivi restano. Quegli altri si sono fatti convincere. Ok? Esattamente, potrebbe essere un applicato, non so se è stato applicato, potrebbe essere un'idea di applicazione. Questa è interessante, spiega come mai le minoranze sono in grado di resistere, quindi la polarizzazione non diventa un processo che amalgama e omogenizza il tutto, ok? Perché loro hanno anche la capacità di supportarsi e quelli che si sono supportati rimangono non solo. Questo cluster qui non esisteva all'inizio, quindi questo gruppo è riuscito a persuadere le persone accanto, gli agenti accanto. Io intanto dico persone, ovviamente, insomma, tra virgolette persone. Ok. Era 70-30. Naturalmente la supportività di quelli che rimangono deve essere elevata, cioè rimangono solo quelli più supportivi che riescono a tenere intorno a loro, no, il gruppo in qualche modo coeso intorno a quell'opinione. Ok. Ok, questo è il primo modello vero che abbiamo fatto con NetLogo. Spero che sia stato, insomma, all'altezza delle vostre aspettative. Domattina invece di simulare le opinioni, proveremo a simulare come si contagiano differenti culture. Ok, diventa ovviamente un pochino più complicato, però ormai siamo bravi parecchio. Ottimisticamente, tanto dobbiamo sempre fare condizionali, filtrare, with, le liste, le variabili locali, le procedure, i report, tutta roba che abbiamo sotto controllo. Ok.